È uscito il video dei life hack nuovo, volevo vedere. Hammerhacks for all occasions! Nascerà un'imbarcazione che ti porterà al di là del lago. Molta pura che si ammazzino, ma... È da troppo tempo che la nostra vita non viene sconvolta, stravolta! E il motivo è che non abbiamo fatto life hacks estivi, perché quelli estivi hanno qualcosa in più. Seguiteci su Instagram per aggiornamenti... dell'ultima ora. Ragazzi, aggiornamenti dell'ultima ora, seguiteci. E niente, dai, basta, cominciamo. Ma cos'è successo? Sono impazziti? Ha cambiato logo? Perché non c'è più la lampadina, ma c'è quello scarabocchio schifoso? Ma è uno scatarrozzo quello. Guarda, tutto cambiato. Sono un po' in panico. Sono, ragazzi, si sono rinnovati anche loro. Ragazzi, apriamo un video a caso. Smart Summer Hacks for all occasions. Vediamo se c'è della differenza. Che ho fa? Cioè, ti rendi conto? Cioè... Pratico, comodo. Al mare avete troppo sole in faccia, mettetevi in testa una scatola. Troppa luce e di conseguenza l'hai pervenuta. Ah, sì, è proprio comodo, specialmente al mare, devo dire. Chi è che non si porta dentro una scatola? Va bene, i video sul telefono, si mette una scatola in testa. Siamo in spiaggia al lago, come vedete. Imbecille. Fred sta già mettendo all'opera questo incredibile life hack. Devo dire che non... Ma scusa, ma tu ti immagini vai al lago e vedi uno con una scatola in testa? Assolutamente nell'occhio, è perfetto. È Solid Snake, ora si girano tutti quanti col punto esclamativo. Vecchio, sta roba fa 300 miliardi di gradi sotto, è una cosa indecente. Però devo dire che il telefono si vede bene, cioè, provate a vedere. Come vedete la qualità video? Ma vecchio, basta! Che schifo! Sei su un formicaio? Sì! Ma sei un formicaio? Sì, grazie per il video, dobbiamo fermare il palatino! Cosa combina? Secondo Oddio, me... dimmi che non fa un water. No, non è un water. Un water? Secondo me è un... Dimmi che non fa un water. Non ci credo. Non ci... Cioè, zia, al mare, in spiaggia, tu caghi in dei sacchetti di plastica messi nella sabbia. Cioè, scusa, ma non hanno i servizi, le spiagge in cui vai? Non hanno i bagni? Cioè, io dovevo mettermi a fare degli stronzi giganti? Ma dai, ma vecchia, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Non mi fiderò mai più di una ragazza con la gonna. Vecchia... Qua cagano sottoterra. Ma cos'è? No, metti un po' più di colla. No, le pinne. Le no. Pinne. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Questa è la svolta. Ma che cazzo, ma non reggeranno mai nell'acqua con il movimento, cioè... No, ragazzi... Ma non reggeranno mai, ma serve molta più colla, ma... Questo è da fare. A differenza di 5 Minute, però, noi avremo delle pinne molto fancy. Molto, molto più belle. Ma non riuscirei mai a... Colla. Questa colla a caldo fa schifo. Ah, mi è prendata sul dito. Ah, scatta! No, serve della colla industriale. Mannaggia, che ho inventato il fai da te. Lasciamola per qualche tempo, facciamo questa e poi ci vediamo a nuotare. Devo dire che sono estremamente stilose però queste pinne. Cioè, guarda che belle che sono. 3, 2. Sembra il menù di un ristorante. Adesso vado a una con la pinna e il piede li fa. Scelga sul menù cosa vuole. 1, via. Beh, buono. Pinne. Beh, sono durate molto. Cioè, guarda che belle che sono. 3, 2. Beh, buono, uno, buono via. Buonissimo. Una pinna è già partita. L'altra è attaccata la pinna. Sì, no, ma si è staccata. Ma dai. La pinna non ha mai lasciato il terreno, mentre l'altra si è staccata dopo tipo 5 secondi. Quindi direi che questo esperimento è pietoso. Cosa fa? Ma dai, zitta. Arriva il bagnino e la picchia. Che cacchio. Ma che cazzo è che va in piscina con Coca-Cola e patatine? Ma versa tutto in piscina. Ecco perché non si mangia nelle piscine. Non osate mangiare in piscina. Però penso che adesso arriva la soluzione. La soluzione finale. Bruno, così grazie per aver trovato la malattia. Così adesso... non le può. Ah, così non cascano. Ah, ecco. Ah, ecco, arriva uno di fianco che nuota, te lo ribalta. La cioè. Cambia. No! Ma stiamo scherziamo. Stiamo scherziamo. Oh.
10 a 1 che l'acqua riesce a filtrare e fa affondare tutto. 10 a 1. No, sono le patatine tutte piene d'acqua. Vabbè, infatti basta un minimo d'onda. Perché? Che... mi sembra comodissimo. No, vabbè. No. Oh, che schifo. Diciamo che l'idea di partenza è molto bella. Beh, il mare è salato, come dire. Solo che il problema è che appena c'è un minimo movimento dell'acqua, tutto quanto va in malora. Allenamento. L'altro mangia le ciambelle. Ma dimmi te, come convincerà sto tizio ad allenarsi? Acqua e sapone. Ha creato tipo... scivola. È proprio scivoloso. Dai, sei una trappola. Ma sono ste cringiate? Non ci credo. Ma no. Cioè, questa cosa è diventata un tapirulan. Io non capisco. Sì, ma non è che siamo tutti quanti mentalmente decerebrati, eh? Cioè, non è che chi mangia ciambelle, se gli mostri una ciambella, fa come nei cartoni di Tom e Jerry, che ti alzi e fai cioè, ma chi cazzo? Perché Danny Lazzarin non faccia un video su questo allenamento. Cioè, Danny, per piacere, ci aggiorniamo, questa è la palestra moderna. Cosa fa con la piscina? Aiuto. Una piscina è una piscina, è Inception. Questa è una piscina Inception. A parte che complimenti, a me questa più che una piscina sembra un gommone gigante. Non siamo dei Maranza. Inception, però sembra una figata. Sì, ma questo non è un gommone, zia, questo è tutto un appartamento, cioè questo è un monolocale, dove cazzo l'hai comprato? Oh, sarò sincero, questo gommone me lo comprerei anch'io. Cioè, cazzo, guarda qua. Cioè, porca troia, è un appartamentino sto gommone. Lucky, grazie per il treve, trovi per la mano. Testiamo se effettivamente sembra bello quanto nel video. Chissà di che colore sarà questa piscina. No! A me non sembrava una piscina, ve lo giuro. È una piscinetta, vi giuro che mi sembrava un gommone gigante. No, no, Madonna, mi fido sulla piscina, ma... C'è il ragno sul piede. Cambio. Mi figo, nulla. Raga, mi sembrava un gommone gigante. Ma cos'è la filarmonica? Altro che DL Gym. Questa. Mi trovo. È proprio così che si usa. Questo non so cosa alleni, però fa stesso. Lascia fare. Questi esercizi, Danny non ve li fa. Un saluto a Danny che si sta beccando dei dissing immeritati. Ma scusa, ma sta piscina c'ha un anus? Guarda, questa è la coda e quella qua c'ha l'anus. Tira fuori la mano dall'anus, per favore. La mia piscina c'ha il buco del culo. Vecchio, che figata! Sotto qua il fondo è tipo fresco perché c'è l'acqua. E poi è tutto molleggiante come un... cioè sembra un materasso ad acqua. Cioè guardate quanto spazio c'è. Chi l'avrebbe... vabbè, ma per forza. Avrebbe mai detto che il miglior gonfiabile per una piscina è una piscina. Siamo venuti al lago a provarlo. Sembra come se ci fosse di continuo un terremoto. Vabbè, però questo non è un life hack, è ovvio, scusami. Ma perché tu non fai mai nulla? Sono nell'anus, raga. I life hack estivi sono quelli migliori, ragazzi. Ammetto che questa è l'unica idea figa che abbiamo visto fino adesso, ragazzi. Questa è l'unica idea figa che per ora abbiamo visto. Eccola qua. Questa cosa ti cambierà la vita. Sì, lo so già. Corn syrup, un po' di corn syrup là dentro. Corn syrup. Lo shakerà. Oddio santo, cos'è? A parte che sembra che ti stai mangiando uno stronzo di un Oompa Loompa, ma... Cos'è? Ma cos'è? Poi, cioè, posso dire che la sta mangiando proprio in un modo... Va, adesso! Non devi neanche metterlo in freezer, non devi fare niente, cioè diventa così, punto. L'ha shakerato e basta. Benvenuti in questo esperimento scientifico. Credo molto poco. I processi sono molto semplici. Molto semplici. Dai, allora... Basta! Ma adesso arriva il trucco, ovvero sciroppo di mais. E quanto se ne mette? Un bel po'. Adesso lo riempiamo. Ok, basta. Ah, finito. Bene, chiudiamo e adesso shakeriamo. Partiamo all'assaggio. Madonna! E adesso schiacci sotto. Ma è ovvio, scusa! Questo è il mio culo dopo aver mangiato le lasagne di mia nonna. Madonna. Inizia così, proprio con la scoreggia sotto. E quindi questo mi scende al cesso, vedi? No! Sei un animale! Avvisa! Qualcosa mi dice che questa roba non funziona. Ma come no? Guarda che buono! No. Mettilo in freezer! Lucky, grazie per il treve, entrava bene la baratino. Cos'era? È una scarpa per mangiare, cioè quando hai fame
Quando hai fame, apri col piede i barattoli, fai comodo, no? È pratico. Se Lucia, grazie per dirci, dovrei parlare, Martino. Hai fame, prendi il tuo barattolo, no? Metti il piede, fai, ah, oh, e via, e così. Hai aperte, sei a posto, no? Pratico, comodo, fai anche un po' d'esercizio. E ci vuole scarpe. Ah, col tacco, solo che al posto del tacco c'hai quella bottiglia di vetro e puoi metterci il cibo che vuoi. Ah. Seriamente devo mettermi sta roba. Innanzitutto provale. Fammi una sfilatina. La taglia è 42, giusto? Sì. Quindi mi stanno anche bene. Come servirebbe un 45. Ma... sì, ma questo è un 42 dove? Per gente senza dita dei piedi. Sapete che l'ho sempre pensato? Io non ho mai messo le scarpe col tacco, o almeno... tranne quando vado a arrotondare la sera sui viali, ma io quando mi comporto normalmente non ho mai messo le scarpe col tacco. Ma io ho sempre pensato questo, io ho sempre pensato che guardandole, come fanno a starci le dita dei piedi? Cioè, donne, voi quando mettete le scarpe col tacco, ma le dita dei piedi ci stanno? Cioè, io pensavo, ma dove le mette le dita dei piedi? È una punta? Dove cazzo si infilano? Cioè, non riesco a capire. Se fossero trasparente, vedresti le mie dita. Sì, ma fa male. Ah, ma immagino. Fidati che si intravede. Dove cazzo sono? Dove le metti le dita dei piedi? Guarda. Cioè, dove stanno? Non ci stanno, cioè. Ed è già un po'. Sono deformi dentro. Andrea, quanto vuoi? No, ma io in culo, quindi... viceversa. Io secondo me ne ho perse almeno un paio, là. Madonna, che gambe sexy che... Guarda, cammini più o meno come le ragazze che provano a usare i tacchi ma non li sanno usare. Camminano come i T-Rex. Vedete, le ragazze quando mettono i tacchi non li sanno usare, che sono in giro così. Ma tipo dei T-Rex. Camminano come il Velociraptor in Jurassic Park. Che hai, devo dire? Perché fa malissimo. Fa malissimo. Che faccia? Che sexy. Comunque posso dire che ogni volta che facciamo i life hacks, cioè finiamo a fare tipo calzature o indumenti, cioè abbiamo fatto 27.000 ciabatte. Però niente batterà Lil Ciabat. Ecco a voi Lil Ciabat. Come taglio il tacco? Come si fa? Mi serve una sega. Camminaci un po' e si spezza da solo. Sì, ma è fatto di amianto. Ma perché è metallo quello? Ma scollalo, no, prova a scollarlo. Abbiamo bisogno di qualcosa di più potente. Prova a tagliare là. È impossibile. No, è impossibile. Come fanno a essere così duri che le ragazze si spaccano ogni 3x2? Vecchio. Ma che cazzo? Il libro esce il 20 settembre, Valentino. 5 minutes. Come può dire che ci vogliono 5 minuti a fare sta roba? Abbiamo bisogno di un'impresa edile. Cioè, Danny, ci aggiorniamo. Ma questo è un video di lifehacks o un video di fitness? Spingi uomo. Ma non rompere il tacco, prova a scollarlo. Che libro è? È il mio libro, la fisica dei manga. Tratteremo anime e manga da un punto di vista fisico. Lo trovi nell'info sotto al canale, patatino. Vai nel mio canale, clicca info e trovi il mio merchandising, il libro e Level Up. Guarda, lo stai facendo! Quel tacco! Con l'ascia! Dov'è il tacco? Le contate! La Madonna! Finalmente! Godo, sì! Guardala! Ora che abbiamo il tacco tagliato, è arrivato il momento di attaccarci questo qua così. Ok, questo è un lavoro di precisione. E voilà! Oddio! Sì, ma non si sfracella appena ti ci metti sopra? Io, questo è il tacco! Adesso dobbiamo metterci dentro il mangime, e adesso! Ho capito, ma uno l'altezza è sbagliata, due... Il momento cruciale! Ma si spacca! Tutto questo tempo per ottenere la scarpa perfetta! Cioè, rendiamoci conto dello style e la funzionalità. Inizia a camminare. Ma si rompe il barattolo. Oddio. Come fa a reggere il tuo peso? Regge, vecchio, ma funziona. Cioè, riesco a camminare tranquillamente. È arrivato il momento di uno snack. Senza neanche togliersi la scarpa. Madonna, comodissimo. Tutte quante in giro con questi tacchi, d'ora in poi, tutte quante. Posso dire, ma che cacchio di spiagge vanno? In spiaggia vicino, sì, che spiaggia è? Ma c'hai i tubi, zio, mo? Di scarico. Sì, sembra, cioè, dove vendono il riflusso delle acque stagnanti delle centrali di scarico industriali. Cioè. L'acqua smeraldo. Io è in una discarica questa, palese. Dove sono finiti quelli di 5 minute? Hanno cambiato il logo. Sono messi a Ma cos'è sta roba? Non ho capito, le discariche. No.
ha spezzato gli occhiali, cioè ha disintegrato gli occhiali. Che disgraziata. Però come avere degli occhiali da sole? Penso sia questo il tutorial. Una cartellina, perché tutti vanno in spiaggia con la cartellina. No, vabbè. Guarda, belli, pratici, comodi. Immagino che uno proteggano dai raggi UV, due si veda tutto. Vabbè, questa è la svolta. La parte del taglio è fondamentale, quindi la farà freddo. Ho molta paura io, ragazzi. Una spiaggia di fantozzi. Ah, sono. Beh, come dimensio... No, è minuscolo, secondo è me. Minuscolo. È minuscolo. Ma più che altro vedi qualcosa. Abbiamo qua le stanghette e adesso renderemo questa cosa che apparentemente non serve a niente dei bellissimi occhiali da sole. Vediamo. Cioè, io non ci vedo niente. Ma dai! Ma dai, ma non mi dire! Come se un cammello mi avesse sputato negli occhi. Ragazzi, questo è quello che si vede. Ma è ovvio, scusa, le cartellette mica sono trasparenti. Ok, orribile. Andiamo a testarle al sole, però. Ah! No, funziona zero. Vediamo se guardo il sole. Porca f***a! No! Vedo tipo la sagoma delle mie mani, ma quello che c'è dietro non vedo niente. Questo lo vedi? Sì. Noodle. Ah, ok, questo diventa un cestello da mettere in piscina. Cos'è? Cosa? Ah, per i bambini. Cosa fa? Boh, li tiene a galla. Non lo so. Ma si ribalta. Che stai abbandonando? Che è pinguino che viene abbandonato alta in un cesto di barca. Cioè, questa, ragazzi, è l'imbarcazione del secolo. Tu pensa che da questo nascerà un'imbarcazione che ti porterà intorno al ai 17 euro. Trovate tutto nelle info. Scusami cliccando. Cioè, io devo entrare qui dentro. Fatto per bambini. Non so cosa dirti. Un etto e mezzo di nudo. Scusa, ma tu non ci puoi entrare. Scusa. Con o senza molliga? Dammi una mano, tienimi questo. Ok. Ok, olè. Guarda, è solido, eh. Mettiamone altre 400 e poi siamo pronti. Ragazzi, abbiamo completato l'imbarcazione, guardate che bella. Siamo in piscina perché abbiamo provato il lago, però sì, diciamo che l'acqua era tipo alta un centimetro e quindi non aveva senso provarci. Cioè, fa schifo, non c'è acqua nel lago. Si vede letteralmente il fondale, marrone. Possiamo anche paragonarlo a quest'inverno. Musica epica, da pirata. Questo è il giorno in cui avete quasi catturato il Capitan Jack Sparrow. Che sta affondando. Ma per forza pesi troppo. Ma è ovvio. Ma pesi troppo. Cosa mi dice che non funziona sta roba? Secondo me un'imbarcazione non deve affondare del tutto quando ci sale sopra il proprietario. In realtà è un sottomarino questo. Per entrarci adesso userò la tecnica del surf. Oddio. Sapete che in piscina lo facevo? Io in piscina, quando avevo 5 anni, perché mi hanno messo subito a fare nuoto a me, ci facevano nuotare per imparare con le tavolette. Le tavole, quelle tipo di quel materiale lì che le tenevi su, ti teneva la galla e tu andavi solo coi piedi. E io da bambino mi divertivo a mettermele sotto i piedi, a stare in equilibrio, e loro, siccome volevano andare su, facevano tipo finta di surfare. Mi sa che ha appurato, questa barca fa schifo. È un pannolino quello. Oddio. Cosa fa? Il pannolino in freezer. Ma dai, ma basta, basta. Ma perché i pannolini? Cioè, non ha senso di esistere. Il pannolino te lo metti invece che cagare nei buchi. La prima cosa che bisogna fare è immergere il pannolino. Dopodiché, ecco, bello zuppo. E adesso lo ficchiamo nel freezer. Posso dire che sta roba sembra un guantone da pugile? Un po' è vero. Sono passati ben 2 giorni da quando abbiamo messo il pannolino nel freezer. Vediamo com'è messo. È di marmo. Cioè, per forza. Oddio. Vecchio, questo sì che è un guantone da pugile adesso. Ti fai male anche te. Non c'è un modo migliore per tenere in fresco le bibite, questo. No, tipo un frigo ghiacciato. Questo è il metodo migliore. Ma se il pannolino è ghiacciato, se tu lo butti per terra si rompe in 1000 pezzi il pannolino? Tecnicamente no, dovrebbe essere veramente tanto ghiacciato, cioè dovrebbe essere tanto. A lezione di chimica abbiamo usato l'azoto liquido per immergere tipo una rosa o un elastico ed effettivamente la sbriciolavamo dopo, ma non credo che il tuo frigo raggiunga i meno 78 gradi. Vai, frantumalo. Non è abbastanza congelato. Madonna!
Ragazzi, non abbiamo scoperto come rinfrescare le bibite, ma come uccidere eserciti interi. Bene ragazzi, speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi sì, ci sentiamo anche assolutamente perché volevo migliorati. Vedere anche l'altro. Chi sono le persone due? Che ogni mattina scelgono Extra? La tua amica food blogger? Solo i veri intenditori lo sanno. La cena dell'ultimo minuto disturba il tuo intestino? No, non devo cagarmi. Ma perché? Perché? Cioè, almeno hanno cambiato. Quantomeno hanno cambiato. Sono contento perché dovete sapere che intorno agli anni 2000, io non so perché, tutte le pubblicità più schifose le facevano sempre a ora di cena. Cioè, io intorno agli anni 2000 andavo a tavola, mangiavo gli spaghetti, in TV partiva la pubblicità, ti sei cagato anche tu nelle mutande, io sputavo tutto, ma che schifo, prendi anche tu Imodium, pubblicità dopo, la dentiera è molle, ma che cazzo, e fammi mangiare, porca troia, a cena dovevo vedere gente che si caga addosso e perde dentiere, e che cazzo c'è? Entero germina, ripristina la flora intestinale alterata. Porca troia. Questo l'avevamo già visto, in realtà, quindi... Oddio! Sta sgorgando! Che sgorga! Dario, grazie per la sabbia, non troppo male, Martino! Che cos'è? Ragazzi, era da mesi che non guardavamo i Life Hacks. Quindi oggi è arrivato il momento di rimediare e finalmente possiamo provare i trucchi della vita che ci offre 5 Minute. Mi mancavano. Prima di iniziare però mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi perché sta iniziando ragazzi. Che cosa? Il road to 1 million. Quindi se volete... Anche a me su TikTok manca pochissimo, raga, manca pochissimo. Sono 994.000, ci siamo quasi al milione, ragazzi. Metti, grazie per gli 8, mi trovo per amare, Patino. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso però direi di cominciare con i nostri amati Life Hacks. Entra dentro al robo di vetro, si riempie di vino. Eh beh, tutti i giorni capita. Ma qual è l'utilità di questa cosa? Secondo me... Cioè, zia, questa roba qui è d'arresto. È d'arresto. Cioè, prima hai sputtanato non so quante bottiglie di buon vino, ma anche se fosse stato Tavernello, è comunque del vino sputtanato per impuzzolentire i piedi che ti sapranno di vino per 2 settimane e le scarpe che saranno talmente puzzolenti che... Ma è... si è colorato le scarpe. Poi esce tranquilla, certo. Cioè, questo era l'effetto, ragazzi. Come colorarsi le scarpe e puzzare di alcolizzato. Allora, abbiamo qua 2 bacinelle, una per piede, poi abbiamo comprato delle calze bianche. Con queste scarpe bianche si abbinano perfettamente. Abbiamo svuotato il supermercato prendendo il vino, quello più economico che abbiamo trovato. Vai. No. Che schifo, avrai tutti i piedi umidici adesso. È gelido. Ma ti rendi conto di cosa stiamo facendo? Sì, veramente. Che non è male in realtà. Sì, ho capito, ma io secondo me appena lo lavi un po' vien via. Adesso provo a uscire. Oddio. Che schifo. Oddio, ti esce il vino! Ogni volta che faccio un passo... È Gesù Cristo! Praticamente spremo vino fuori dalle mie scarpe. No, c'è un odore! C'è un odore! L'ubriacone del villaggio, davvero! Passiamo all'altro piede. Olè. Vai, dentro! No! Io dentro lo voglio! Sai che comunque ti devo dire che c'hanno strastino? Ma sì, ma c'è, sono strabelle! Scusa, adesso io non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma comprarle direttamente rosa, no? Serio? Ma che io pensavo essere schifo, se non fosse per la puzza di alcolizzato! Questa è la camminata dell'alcolizzato, cos'è? Lo zoppo ubriacone del paese. Ok, tre mandarini, yogurt e via. Madonna. Ah, l'ha messo nel freezer? Ma che cos'è? Questa? Una torta! Magari è il dolce più buono del mondo. Abbiamo la bottiglia. Mandarine e yogurt, cioè non è che hai creato... Bottiglia di plastica tagliata, ficchiamo l'arancia qui dentro e adesso prendiamo l'altra. Mettiamo la seconda arancia. Guarda, dimensione perfetta. Un po' di yogurt bianco in questa arancia. Ammetto che anch'io da bambino congelavo il Danito con la forchetta dentro, con il cucchiaino dentro. Da bambino lo facevo, prendevo gli Danito, perché sono gli yogurt più buoni, quelli per fare sta roba qui, ci piantavo il cucchiaino dentro e li mettevo in freezer e diventavano tipo dei gelati allo yogurt, però... Ti dico però che io sono fiducioso. Adesso aspettiamo qualche ora, quando sarà congelato ci si becca. Signor Fred! Ed eccoci qua! Oh!
Credo che il tempo di congelamento fosse insufficiente. Eccolo, oddio, oddio. Non l'hai congelato un granché, Orribio, sta sgorgando. Ma cosa sgorga? Ciuccialo, ciuccialo. Prendi un piatto, cioè sgorga. Questa ricetta fa schifo. Questa volta abbiamo aspettato un giorno intero, quindi adesso, cioè, non ha più scuse. Sembrerebbe solido. Cos'è sta roba? Ma con un coltello lungo così, Michael Mayer. Proviamo a tagliare. Mark, grazie per i 13, metto la mano alla patatina. Ma qui si ammazzano, qui sguilla il coltello. Madonna, ragazzi, è un blocco di ghiaccio. Ma quanta forza ci devo mettere? Spacchi il piatto, zio. Spacchi il piatto. Oddio, che brutto. Madonna mia, un pelo e sfondava il piatto. Che brutto. Non fate mai sta roba qui, ragazzi, ve lo dico. Non fate mai sta roba qui. Non usate mai un piatto di ceramica e fare pressione con un coltello, perché vi parte il coltello, o vi tagliate col coltello o si spacca il piatto e vi tagliate. Non fate mai una roba del genere, ragazzi. Sembra un uovo gigante. Ma non ci assomiglia per nulla. Per forza, perché quello è 5 minute craft. Zero, zero. Quello dell'iPhone. Quello sembra una cazzo di mortadella, come lo taglia. Adesso ci manca solo da assaggiarlo. Che buono caffè, grazie per i due, per la prova del patatino. C'è lo yogurt bianco, che è il triplo più acido. E anche questa volta siamo stati truffati. Quante cannucce. Immagino ci faccia un'opera d'arte. Sembra tipo le stira. Oddio, oddio, le ciabatte. Eccolo, eccolo. Cioè, non è possibile. Noi ogni volta che facciamo un video di Lifex finiamo a fare le ciabatte. Ne abbiamo 600.000. Abbiamo le cannucce. Adesso mettiamo sopra la carta forno. Ora prendiamo il ferro da stiro, che in teoria è caldo. Sì, è brutto. Ho preso un infarto, pensavo lo toccassi. Le ciabatte con le cannucce. Sì. Ma si scioglie. Oddio, sta facendo qualcosa. Vedo che c'è una reazione qui. Oh, oh. Attenzione, guarda qua. Che bella ciabatta che sta uscendo. Si è sgretolato tutto. E vabbè, queste Ghini, grazie per i 6, mi trovo male, Valentino. Mettici il faro da stiro, no? Effettivamente sembra che tu sappia quello che stai facendo. Lo so. Sono stato nominato miglior ciabatta 2022. non ciabattino, miglior ciabatta. No, miglior ciabatta. Io sono la miglior ciabatta, ok? Adesso che abbiamo la base della ciabatta, dobbiamo fare la parte superiore. Eccolo qua. Ma non si incollerà mai. Attenzione. Oddio. Comode, pratiche, non ti faranno assolutamente avere delle vesciche sui piedi che ti faranno perdere 2 litri di sangue e 4 di pus. Comodissime proprio. Ragazzi, la ciabatta perfetta. Adesso c'è da testare il suo comfort. Forse la misura non è adeguata. Tu dici? Oh, eccolo qua, bene inserito il piede. Sembra che io stia zoppicando, ma in Daniel, realtà. Daniel, grazie per i 14 mesi sei battito, a parte gli scherzi, devo dire che sta reggendo un sacco. Io pensavo si disintegrasse subito. Se anche voi volete una ciabatta dei Lifex, mi raccomando, un commento sotto al video. Madonna, chiaramente. Ma cosa sta facendo? Sta pulendo, ragazzi. Come pulire il lavandino? Eccolo qua. Olè. Sì. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo. Sì, ma come sei passato da aver smerdato di catrame il lavandino, ecco, e averci sborrato dello yogurt qua sopra, oh, aver creato un'opera d'arte moderna? Ma va a cagare. Sì, dai, zio Betty. La lacca, questa è la lacca. Questo meglio non provarlo se non vogliono che il padre li cacci di casa. Lacca. Sì, lacca per capelli. Ah, e rende i pantaloni, i jeans waterproof. Gennaro, grazie per i due, abbiamo dei pantaloni e una maglietta. L'obiettivo è renderli impermeabili. Prendiamo la nostra lacca per capelli e riempiamo questi pantaloni. In the crotch. The crotch? Quel tocco finale. È lì che si vede la differenza. Oh, che odore di lacca. Sono proprio di parrucchiera. Facciamo anche la maglietta? Ma sì, dai. Io non spargerei una sostanza chimica su tutti gli indumenti che devi indossare, però... Devo dire che sta venendo veramente brutta sta maglietta. Ma smetti di farmi queste riprese. Ti piace questa ripresa? No, mi fa cagare. Guarda, ti faccio una foto del video maker. No, che voglia, ragazzi. Ma quanto vi invoglia a comprare sta maglietta? Questo Beh, hai fatto, no? Cos'è sto trick? Che stile! Bene, i vestiti si sono asciugati e quindi adesso dovrebbero essere waterproof. Di conseguenza mi trasformo nel mio outfit da supereroe, ovvero l'outfit dei Lifehack. Magia dell'editing. Voi non avete idea. Nicolas, grazie per i 7 in questo momento. Qua puzzi di parrucchiera, mentre se mi abbasso un attimo al livello dei piedi, qua invece puzzi di alcolizzato.
Vabbè, comunque noi adesso non siamo qua per fare la sfilata di moda, ma per testare se è waterproof. Vediamo prima i pantaloni. È waterproof? No. Ah sì, ci sta proprio waterproof. Manco per il cazzo. Non mi sembra. Ah, è gelida. Vabbè, ma secondo me la maglietta sì, dai. Dai, vediamo. Sicuro? La maglietta. Ah, beh, un po' waterproof però lo è. Sì, perché non l'hai bagnata bene. Sì, però non troppo, a quanto pare. Qualcosa mi dice che questa roba non è waterproof. Mi sento come un ratto bagnato. Qualcosa mi dice che sta roba non funziona. Ma effettivamente le scarpe. Oddio, però si sta togliendo il colore. Ma è ovvio. Ma è una truffa, il colore va. Ma è ovvio, scusami, è vino, cioè. Via. C'è la roba che con la lacca non è waterproof e inoltre le scarpe si sono pure decolorate. Ma è ovvio, il vino è idrosolubile, cioè. Del vino, cioè, perfetto. Vai a cagare, fai il meet. È passato un giorno e direi di andare a vedere com'è la situazione delle calze e delle scarpe. Oh, sento già la puzza. Sono vicine. Apri gli occhi. Madonna, ma sono gialle. Sono marrone proprio. Stanno marcendo, secondo me. Sì, guarda, ci sono i ragni. Ah! Non hai capito? Questo è un life hack fatto apposta perché c'hai le scarpe rainbow. Che cambiano colore ogni giorno. Geniale, ragazzi. Cosa fanno? Cosa stanno facendo? Ciao Andrea, ma tu ci sei andato al San Marino Comics? Io ci sono andato mentre giravamo, abbiamo trovato il museo delle torture storiche, ci siamo entrati subito. Figo quello. Poi c'era anche il poligono con armi soft, air divertentissimo. Bello. Ti voglio bene, sorri per il mess lungo. Ma se venisci il bambino. Ma sono fissati con sta roba. Ma cosa serve? Qua. Rapid Cement. Cemento e via. Adesso guarda qua cosa hanno. Questo è il loro trofeo casalingo. Cos'è? Te l'ho detto. Quello lo mettono all'entrata di casa. Te l'ho detto. Te l'ho detto. Ma che cringe. Che difficile. Ma cosa dovrebbe mai servire sta roba? Difficile che tagliare i cucumbers. Guarda, ti capisco. I miei peggiori nemici, cucumbers. Meglio tagliare i tappi. Oddio, cosa sta creando? Sì, vabbò, per tagliare un cetriolo, ma c'è affettatrice di cucumbers, ma chi ci crede? Bottiglie, taglierini e cucumbers. Questo è l'insieme di ingredienti necessari. Eccoci qua. Come fai a tagliare i cucumber con sta roba minuscola? Io, secondo me, al posto dei cucumbers taglio le mie dita fra poco. Non riesco! No, vecchio, il dito. È stata creata con tanta fatica e terrore. Il taglia cucumber. Momento della verità. Sì, ma questo è tipo una ghigliottina per cucumber. Cosa faccio? Tiro dietro così? Sì, due, uno, via. Oh! Oddio! L'ha tagliato! Vabbè, questa non è una sorpresa, è una lama. Guarda! Oh, funziona? Boh, sì, ma che c***o serve? Sì, esatto, è il coltello. Cioè. Non c'è letteralmente nessun motivo per fare sta cagata qua. No, che fatica a guardare il telefono. Tanto c'ha le braccia. Oddio, lo sapevo, mio. Oddio, lo sapevo! Mio. Cos'è? Ma cos'è? Questa. Questo è Art Attack. C'è il motivo per cui io guardo i life hack. Ma scusa, ma io come faccio a vedere? Scomodissimo. Ma io come faccio a vedere un video dal cellulare laggiù? Cioè, come scomodissimo. Ti giuro, mi fa male, bestia. Ed eccoci qua. Ma che cazzo vedi così? Scusami. Mi sembra veramente di essere al cinema, ragazzi. Che cos'è sto video? È un massaggio per i piedi. Voi volendo così potete, cioè, proprio usare il telefono così. Se volete mettere in pausa il video, basta che fate così. Che cringe sto video. Antonio, grazie per i 13. Ma comunque, parlando sul serio, io non vedo assolutamente nulla. Ma è ovvio, sei a 20 chilometri, cioè. Lo schermo che è minuscolo. Aspetta, ma secondo me è così. Ah, ecco come si ovvia il problema. Vi giuro, mi sa che mi sta per saltare il tendine della caviglia. Abbiamo trovato questo life hack che è molto utile perché praticamente se avete i graffi sul telefono c'è il metodo per risolverlo. Basta che prendete una sostanza bianca non identificata, la spalmate sopra lo schermo e via. I graffi non ci sono più. Certo, esattamente così che funziona. Certo, è proprio così che funziona. Come nuovo. Magia di 5 minutes. E questa cosa calza a pennello perché io in abbastanza video fa dei life hack ho rotto il mio telefono per colpa di uno dei loro trucchi della vita. Come vedete c'è lo schermo completamente graffiato. Ebbene, adesso ci serve una sostanza bianca, no? Che credo sia dentifricio. Non identificata. Io sinceramente penso che un ottimo modo sia la crema per i piedi. La crema per i piedi. Basta piedi, c***o.
Basta piedi. Foto dei piedi. Harry, grazie per il sub. Venuto a provare il palatino. Dobbiamo smettere. Vabbè, ci serve una crema. Buttiamoci sopra una cremina bianca. Olè. Vediamo se accade il miracolo. Guarda che secondo me si sta aggiustando, eh. Adesso se fai così, oltre a tagliarti il dito con le schegge, è pure bello unto schifoso. Ma d'altronde, cosa ci dovevamo aspettare? Esatto. Bene ragazzi, spero che la... Carino il video, carino. Che cazzo avevo messo poi? Ah, avevo messo altre sempre lui, donazione stronze agli streamer. Who in the room would be in a porno for the right price? Probably the one streaming right now. I can't. Cosa ha detto? Chi nella stanza sarebbe in un porno per il giusto prezzo? Probably the one streaming right now. Probabilmente che sta streamando ora. I can't. Sì, sì, puoi, fallo. At this point, I'm gonna get banned from the entire website. Damn. I'm gonna give you 50 bucks if you put on your clothes again. Ti do dei soldi se ti rimetti la maglia. Send. Thank you so much for the 1000 videos. Let's go, chat. Yalla, go, chat. I'm moderator, deleted you. Un moderatore ha cancellato il messaggio. What the hell is this? I'm giving her money to just put on her clothes. And this guy is like, bro, that's too much. No, hai esagerato. Tu non puoi venire in questa live e chiedere alla signorina di rimettersi la maglietta. Bannato. Lei ha proprio esagerato, io ve lo dico. Roses are red, violets are blue. Dear moderator, this girl won't f*** you. I mean, she finds it funny though. È rimasta perplessa. Cos'era quel nonni? Let's see. Pools and hot Martina, tubs, grazie per il trap, sta parlando, Martina. Let's see what we find here. Welcome. Oh my god, man, this is exploding off the body. Jesus Christ. 5,000 bits. Stop doing this. Send. Fredo, with the 5,000, stop doing this. Why, my love? Why? Because Jesus is watching. Perché Gesù sta guardando? Sent. Oh my god, what's gonna happen? Because Jesus is watching. I truly believe in Jesus, honey. That's why I feel very blessed. I'm a very happy soul. I truly love life. Ah, ok, deve essere americana perché sono loro quelli fissati con Gesù Cristo. Sardina, grazie per i due, mi trovo a parlare malatino. Forse lo riporterò, sì, grazie per i due. Sono gli americani che sono fissati. Io amo Gesù, io credo in Gesù. And everything around me. She's so pissed off, man. She's trying so hard being nice, bro. She wants to kill me. I see it in her eyes, bro. Everyone is entitled to an opinion. Yeah, everyone's entitled to their own opinion when they donate 5,000 bits. Hey, when the bits are right, brother, say whatever you want. Amen to that. Amen, sister, amen. That was the most aggressive amen I've ever seen. God. Can you put church music in the background? Let's... get Jesus back in the stream. Can I put church music? Puoi mettere musica di chiesa in sottofondo? Don't have any church music, but I will invite you to send me a link if you want to. Of course. Guys, it's happening. Sam, thank you so much, my friend. Let me see. Aveva messo... Aveva messo Never Gonna Give You Up. Che genio. Che genio. Let's get out of here. Oh my god, it was so loud, bro. Let's get out of here. Ricrollato. Bro, it was so loud, bro. What the hell is that? I'm not gonna go back in the stream, bro. The damage has been done, guys. The damage has been done. Oh my god, what the hell is that? Stop doing this. Send. Stop doing this. You mean kitty position? È
Che ti faccio? Oh, madonna santa, Dio mio. Cioè, io sono il primo a dire, per l'amor del cielo, ognuno è libero di fare su Twitch quello che vuole e di ottenere soldi nella maniera che ritiene più opportuna. Però, Dio mio, non mi venite a dire che questa voce non vi ispira omicidio. Porca troia, se tutti quanti nel mondo parlassero così, io avrei già preso un M16 e avrei fatto una strage. Se ogni volta che esco sento... Can you do the flying chungus position? La cosa? Can you do the flying chungus? Chungus? I need to google it. Flying... She's actually googling it. What? Ma... This? Oh my god. Stan... Mamma mia, il quoziente intellettivo di una banana! And like him for 10 seconds. She gotta do it. This? I'm big chungus? Oh my god, that's the best big chungus impression I've ever seen! Thank you very much, my child. It's funny position. Oh damn, Ukraine? She's doing hot tub streams for the Ukraine. What a lord! What an absolute lord! She's kind of pretty though, ain't gonna lie, bro. Damn! More content? Oh my god, please don't tell me. Oh my god. Ma dai, secondo te? You were the chosen one! My socks. Secondo te? I miei calzini. Ragazzi, questa vende i suoi calzini per 45 euro. Ragazzi, la gente non è normale. Ragazzi, la gente non è normale. Cioè, ragazzi, cioè, ma vi rendete conto che esistono delle persone che comprano i calzini per 45 euro? Ah, io a settembre mi apro un Patreon e mi devo immaginare qualcosa anch'io, tanto per, voglio dire. Venderò i miei boxer con la sgommata di merda, li vendo a 1000 euro. 40, 45 bucks for socks? Pantyhose 7. Questa streamer è limited edition. My penis one 1000 bucks. Scusami. 45 bucks for socks. Pantyhose 70. My penis one. Le sue mutande. 1000 bucks for panties, bro. Bro, she's a businessman. She's just a quanto pare ora Twitch vuole bloccare la possibilità di fare live spinte, papere con Prime, la sabè gratuita. Ma potrebbe bloccare le mutande. Ragazzi, le mutande 1000 euro. 1000 euro per delle mutande. Ah, ma sai perché? Perché comunque gli sponsor e le pubblicità non vedono questa cosa di buon occhio. Ho scoperto che effettivamente gli sponsor e chi fa pubblicità vede molto di in cattiva luce questo tipo di cose, quindi... Jeff Bezos, 1000 bucks for panties? Weird, not gonna lie, brother. You're the mod, not me. Bro, what the hell? Bro, is this Breaking Bad? Bro, this guy is streaming Breaking Bad in the hot tub section, man. Come sta streamando Breaking Bad? Ma scusa, ma non può mica farlo? Ma che cazzo? Ma che cazzo sta succedendo? Ma scusa, ma come sta streamando Breaking Bad? Ma non puoi mica, ma ti arriva il copyright strike? Ma che cazzo? What the hell is that? Questo è il comune, quindi... Emily, I told you to stop doing these videos online ever since Squid Game dropped. You're pretending to be from South Korea. God damn it, you're from Ohio. Send. Emily! God damn it, Emily, what are you doing? L'ultima volta che ho visto dei prezzi così imbarazzanti per cose inutili è stato su Undertale, quando Sans voleva vendermi della neve fritta a 10.000 grammi. Vero? O quando il tipo delle biciclette ad Azzurropoli voleva venderti la bici a 1.000.000. Ma vaffanculo, 1.000.000 per una bicicletta! You're banned from the chat! Emily, no! Go with God, Emily! One day you will get a Korean boyfriend, swear to God. What? You're not special. Oh my god, she's British! Oi, have you heard what that Putin fella... L'hanno bannato, ma per forza, ragazzi, l'hanno bannato. Non puoi mica streamare Breaking Bad. Scusami, eh. Did yesterday. What the dog doing? Whoa. Have you heard what that Putin fella did yesterday? Thank you so much for the bit. No, what's he up to? Yeah, Putin these nuts on your forehead. Allora, questo è tipo sti cazzi. Chill out. Oh, whoa! Forehead. Oh. Oh. I got diddled there.
You got diddled, bro! Precious hiding it! È stata prima la felicità della Celsire, poi io, oh, perché l'ha trovato. Oh my god! Thank you for the bits, Riddell. I don't know how to feel about that. Oh man, she is so annoyed. She is so annoyed, man. She is absolutely broken. No more forehead joke. I'm dead serious. I mean, if I look at that forehead, bro, it's very difficult to not make a joke. Just kidding. So beautiful forehead, swear to god, man. Look at mine, bro. Means I've got a bigger brain. Ah, lui è stato bannato nel cane della diva. Oh yeah, but then you're British, so it cancels out again. The hell is this? Bro, is that a banana? What the hell is this? 5,000 bits. Bro, this banana making me act up. Thanks. Just a thing. Che cazzo è che fa la streaming con una banana? Thanks, bro, that's 50 bucks. Hello. Thanks. I run autism peer support to help people with autism to manage their lives. It's a very busy banana. It's a busy ass banana, bro. What the hell is this? I don't think that's a hot tub streamer, bro. Bro, you know the... Sì, quella è proprio hot tub streamer. Best thing about this website. There are so many hot girls streaming right now, but the number one streamer is still a fucking rat. What a lord, look at him! Here you go, 6ix9ine, by yourself. Que je reçois autant d'amour. Oh my god, she's French! I'm in love. Stop doing this. Send. Stop doing this. Why? Why you want me to stop doing this? Because you're French. Che stronzo! Cammello, grazie per i 10 metri per me. Bro, I can't write this! I can't write this, man! God is watching. God is watching? But he could punish me. Can I get punished? He's gonna punish me. What? I love that. That's why I had a dungeon before. Bro, is she from Skyrim, bro? What the hell is this? Grazie per il simpatico. What the hell is this, man? What the hell is she taking out, bro? What the hell is that? They got all kinds of new shit out there. What? Oh my god, man, stop cursing. Could you please stop cursing? My 5-year-old brother is watching your stream. Thanks. Send! Itty bitty! Let's go! Thank you. My 5-year-old brother. If you don't want me cussing, I would close his eyes. Bro, his eyes are closed, but his pants is open. Gli ha scritto, puoi smetterla per favore, stai tipo traumatizzando mio fratello di 5 anni. E lei ha detto, se lo vuoi che si traumatizzi, chiudi gli occhi. E lui, i suoi occhi sono chiusi, è il suo pantalone che ha aperto. He probably shouldn't be here for what's about to happen. Oh my god, what's gonna happen? Chris Flash, grazie per la sub, non la farò male, that was a good one. My 5-year-old brother is watching, man. Yeah. Oh man, may Allah guide you the way to the right path. Amen. Itty bitty! Allah guide you to the right path. I don't mean this in disrespect, but does he like the sprinkler? Because I got a sprinkler for him. Haram. Tags, woman. Brother, absolutely haram. Bingiling. What the hell? Cos'è sta roba? Ma per cazzo? Ma cos'è sta roba? Ma Dio santo! Che cazzo? Quindi sono queste le hot tube giapponesi? Quindi è questo che trasmettono in Giappone? Un uomo in una vasca da bagno per bambini? Hell is this? Bruh, this is the smallest bathtub I've ever seen in my entire life. Samuel, grazie per la sub. Man, what kind of saw trap is this? Bro, I swear to god, man, that's a saw trap! Jigsaw, where are you? Oh, god! Thank you! Radar! Radar! Ciao, Andre, mi consiglieresti un gusto di level up? Sì, guarda, ti consiglio di aspettare domani, che domani esce questa qua, la Cactus Ice, che è buonissima, sa d'angurio. Hey guys, it's me, Radar! Grazie per il cibo! Family friendly stream, OnlyFans. Ho anche la shiny box, è molto buona. What the hell is this? È 14 ore in vasca da bagno. 13 hours! Bruh. Ma questo è scemo, è 14 ore in vasca da bagno. What the hell, he's 14 hours in this bathtub! Oh my god, that's the cleanest guy in Tokyo, man, I swear to god. I'm going deeper for you, Radar. What? What the hell is he doing? Bro, what the fuck?
fuck is he doing, man? Man, is he drowning himself? What the hell is this, bro? Bro, I think this guy's actually trapped in Saw. What the hell is this? How long is he staying in there, man? Okay, bro, you can stop. Oh, thank God he's alive. What the hell is this shit, man? Man, I'm gonna bounce. This is way too much, bro. I'm gonna kill this dude. My toilet bowl is bigger than bathtub. I hope you can buy a bigger bathtub with this, bro. Hola, Rang. Grazie per il set. Mi trovo ancora al mattino. Yeah! Oh my god! 3,000 bitcoin! What? 3,000 bitcoin? Ma che cazzo? 3.000 bitcoin! Oh, non sarebbe male se ogni CIR fosse un bitcoin. Io sarei già più ricco di Bill Gates e Jeff Bezos messi insieme. Wow! 3.000 bitcoin, brother! Of course! Take the bitcoin, man! Thank you so much! Of course! Ah, è bitcoin! Oh, don't drown yourself, man! Dico solo che a livello aziendale capisco perché facciano italiani quelle scelte. Oh, she's Spanish. Italy, Spanish. Zero North Macedonia 1. Ovviamente nella partita di calcio. Italy 0 North Macedonia 1. Yeah. Che strozzo. I have a bad. Hello. Che strozzo. Oh, my name is Ali Abdelaziz. I want it. La faccia della tipa. To ask you to be my wife. I have two penthouse and three love. Oh, tanto raga, alla fine il troll fa ridere lo stesso, chiunque sia. Borghini, thanks. Boom. Come on, man. Give some love back to Ali. Wow, thank you. Ali Kun, welcome. You want to be my wife? The other way around. Penthouse, two penthouse, wow. Wow. La Luce Luna avrà trollato anche lei. Welcome. Is that a yes? No. Pain. She's already taken, unfortunately. Bro, that's a reason, not an obstacle. I'm just saying, that's a reason, not an obstacle, bro. I'm gonna drive right away to my Lamborghini. What the hell is this? Look at this simp. Bro, how many did she fucking gift? Look at that, bro. Bro, he gifted like 100 subs. What the hell is that, bro? Oh my god, the actual Ali Abdelaziz has donated. Oh my god, man. What a life. Bro, is she sleeping on a wooden board? What the hell is this, man? What kind of bed is that? Are you sleeping on wood? It's hot, but cool. It's hot, but cool. Cool more than soft. What the sta dicendo? Hell is this, bro? I hope you can buy a real bed with this scent. Oh my god, the poor girl, man, is sleeping on a wooden plank. I hope you can buy a real bed with this. Thank you, Ben. Thank you. Cosa sono sti versi da cane spiaccicato? I sleep on the wooden bed when I was born. Andrea sotto shock dalle sub gifteste. Papere la sub comprina è gratis. Lasciami ci fatino. What the hell is going on? Goodbye. What the hell is this, bro? What the hell is this, man? I didn't know my father was streaming on... Sto vedendo una panza con un ombelico. Hello! Pensavo che mio padre fosse su Twitch. Hey. Description, fat. Raga, c'è uno che ha uscito la panza e si sta filmando la panza. Father, what are you doing on Twitch? You said you were just getting milk. Yeah, man. Hey, Riddell, with a thousand bits! Brad, this dude turned into Arthur. Ma che cazzo di content è mostrare la panza? D2. A thousand bits! Oh my god, my brother is also streaming! Look at him go! The Pringles can in the background, man. I can't donate. Ma che cazzo sono ste stream? God damn it! Literally would have given him my entire money. What a beautiful laugh. Sì, anch'io ho la panza, ma io lo faccio per le sub come ricompensa generica. E non è che faccio la streaming filmandomi la panza. Oh my god, she's rushing, guys. You know what that means? I need to donate everything that I have. Your father, stop doing this. 20 bucks. Thank you. Ma che cazzo di aller solo, orca troia? Dad. Okay, Dad. I'm so sorry. Yeah, you shoot me, goddammit. What are you doing? Don't be so angry. I'm a good girl. I'm a good girl.
Can you say ovo? I have two number nines. Thank you, father. Thank you, father. Ovo, I have two number nines, a number nine large, and number six is extra deep. And number 72, number 45, a one space chest and a large soda. Bellissimo. Absolutely beautiful. Is it okay? 50 bucks. Very good, my daughter. Ovo? Shut the hell up. I love you. Go with God. What? Thank you, father. Very good, father, yeah. Oh, God damn, her voice. I love her so much, Ruth. What, Pat? Oh, yes, of course. What the hell is this? Hot content. Oh my god. Daughter, what the hell is this? God damn it. How much is it? $20! Oh my god, she's making bank. Thank you so much, my daughter. Samantha, grazie it per was premio, beautiful. Hello everybody, my name is Mark. Thank you, daddy. Così, hello everybody, my name is Markiplier. Daddy, love you too. I love you too, daughter. Bye. I'm never gonna see her again. I swear to God, this... Che imbecille, un attimo che vado al senso, va bene. Se non mi inverto le ciabatte, magari. Perché Markiplier sta bene ovunque.